Buongiorno, sono Paola Naggi del ristorante Impero di Sizzano, chef del medesimo. Sono qui alla Igor ed in collaborazione con loro prepareremo delle ricette videofilmate di semplice realizzazione. Questa ricetta è legata al finger food, cibo da consumare prima dei pasti, come aperitivo, come entrée. Gli ingredienti per questi finger food saranno a base di gorgonzola, sia di gorgonzola dolce che di gorgonzola piccante, e certamente del mascarpone, che renderà la nostra crema molto morbida. Per prima cosa tagliamo a cubetti 250 g di gorgonzola dolce e lo mettiamo in un mixer. Azioniamo per ridurre questo gorgonzola in crema. Con l'aiuto di un cucchiaio e di un sac à poche riempiamo la base dei nostri bicchieri. E adesso passiamo all'operazione successiva, cioè il farcire il mascarpone. Abbiamo un mascarpone neutro, saliamo leggermente tutte e tre le composizioni e aggiungiamo alla prima delle noci tritate. Ci aiutiamo con un cucchiaio a mescolare. Alla seconda un pizzico di zafferano per renderlo bello giallo. E la terza usiamo lo zenzero, che dà una nota fresca e acida al nostro mascarpone. Lo zenzero ha quel senso di modernità che piace in questi bicchieri. Ricordatevi che questo è già piccante invece, quindi non ne andrà molto. Vi ricordate che abbiamo già salato tutto, quindi non sarà necessario risalare. A questo punto intervallate il gorgonzola in purè con dei colori, quindi con delle verdure che possono essere lo zucchino tritato o della carota, oppure semplicemente due filettini di peperone spezzati. E adesso procediamo alla conclusione, cioè componiamo gli altri bicchierini, la fine, con una parte di mascarpone e noci, e sceglieremo dove metterlo. Pensando al gusto della verdura, io vi consiglio quello dolce della carota. Col peperone ci metteremo lo zafferano. Abbiamo giallo su giallo e giallo su rosso. E per ultimo lo zenzero con lo zucchino. E abbiamo completato i bicchierini. Ora un po' di colore. Possiamo usare peperone rosso e un peperone giallo. Un po' di carota, dove c'era già la carota, e l'accostiamo anche qua del verde. Per il giallo invece useremo il rosso, che risalta molto di più. E lo stesso possiamo fare per il bianco e le noci. L'insalata o qualche ciuffetto di prezzemolo completano sempre la vostra cromaticità e rendono simpatici queste entrée. Quindi in abbinamento vi consiglio un vino leggermente fruttato, magari fresco, un Soave potrebbe andare bene, un Lagrein rosato anche. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima video ricetta.